La regione Lombardia da sempre la locomotiva economica del nostro paese. Le vorrei chiedere, l'elemento formativo, il fattore formazione, in questo contesto così particolare, quanto può influire per favorire e sviluppare lo sviluppo delle imprese industriali? Ma il capitale umano è sempre stato l'elemento che ha differenziato l'Italia dagli altri paesi. Abbiamo sempre brillato, fucine, mestieri, commercio. In passato davvero il capitale umano è stata la nostra risorsa. Siamo poveri di risorse naturali, siamo ricchi di capitale umano e quindi dobbiamo coltivarlo. E questo è un classico esempio nel quale si vede sul campo come si può coltivare il capitale umano, soprattutto in un momento nel quale effettivamente le aziende hanno estrema difficoltà nel trovare profili. C'è un mismatch purtroppo estremamente profondo tra disponibilità di ragazzi, insomma, da avviare al mondo del lavoro e richieste delle aziende. Sono richiesti spesso anche profili tecnici e quindi questa scuola va proprio in quella direzione. Senta, una recentissima ricerca pubblicata da Federmeccanica ha evidenziato come i giovani abbiano una percezione a volte addirittura distorta del pianeta industria. Come mai questa, diciamo così, distonia di percezione rispetto a tutte le attività di orientamento che Confindustria, che il sistema confindustriale svolge ormai da decenni? L'orientamento è alla base, secondo me, di tutto. Quello che lei dice è vero e dobbiamo indubbiamente lavorare meglio e di più su questo fronte. Perché l'orientamento è quello che determina oggi quelli che saranno i profili di domani. Siccome uno studente si forma in 5-10 anni se va all'università, quello che decide oggi noi l'avremo nel 2033. Quindi l'orientamento, soprattutto per il fatto che abbiamo di fronte delle transizioni che sono soprattutto transizioni tecnologiche, quindi ci sarà una grande richiesta di tecnici, dobbiamo agire adesso, altrimenti ci troveremo completamente spiazzati. Grazie Presidente, auguri per la sua attività e in generale per il sistema Italia.